Finisce in pari la gara tra Nola e Battipagliese. Il Nola ha avuto il possesso della palla dalla sua, ma le occasioni migliori le ha avute la Battipagliese. Infatti, oltre alla rete di Campione, la Zebra ha sfiorato più volte il gol, mentre il Nola, oltre alla rete di Zaccaro, ha colpito la traversa con lo stesso numero, 9. Al sesto minuto di gioco, primo tentativo della Battipagliese con Troiano che tira da fuori area, ma la palla va fuori. Poi la risposta del Nola con Zaccaro che davanti ad Antico non colpisce la palla, occasione sprecata. Al 32esimo intuizione di vantaggio per la Battipagliese con lancio di Criscuolo per Manzo che in velocità supera Falivene. Cross per Campione, tiro su palo interno e rete. A 7 minuti dalla ripresa, gol annullato al Nola per fallo di Zaccaro su Casale. Al 13esimo, tiro da fuori area di Zaccaro che para in due tempi Antico. Al 28esimo, pareggio per il Nola con Zaccaro che sorprende alle spalle Rocchino e di testa batte Antico. Al 36esimo, occasione per la Zebra con gran palla di Guerrera per De Giorgi. Primo tiro ribattuto, la palla si impenna ancora di testa De Giorgi sulla linea di porta, ma la salva Lenci.